appunto tipi di coppia in pizzeria. I tirchi. 4 euro per una margherita sono pazzi qua, cioè. Te l'ho detto io che dovevamo mangiarcela a casa, quelle surgelate. Vabbè, mo che facciamo? Io ho 10 euro contati. Vabbè, dai, io prendo questa qua che costa 3,80, dai. Ah, ma c'è le acciughe, non ti piacciono? Allora sai che facciamo? Prendiamo una margherita, ce la mangiamo a casa e ci mettiamo il salamino che abbiamo in frigo. Madonna mia, sei un genio. L'indecisa. Per me una pizza con i Wurstels e una Coca-Cola, grazie. E per lei invece? Ma io pensavo, la G-Mouse com'è? La nostra G-Mouse è base margherita, cipolle di tropea, tonno, Philadelphia e peperoni. Ah, ok. E invece la funghia fontina? E la funghia fontina è funghia fontina. E la salsiccia invece? Salsiccia è salsiccia. Ah, ok, ma che tipo? Cioè vitello, cavallo, tonno? Tonno? La salsiccia di tonno non l'ho mai sentita, scusate, ma... Semplicemente salsiccia di maiale. Vabbè, senti, questa volta faccio margherita, prossima volta cambio, dai. Sì, vabbè, sono 8 anni che dice così. Il dimenticato! Scusi, scusi. Perché in ogni luogo in cui andiamo io sono sempre l'ultimo ad essere servito, ma vabbè che tu sei donna e sei bella, però... Scusi. Com'è, buona? No, un pezzo. No, no, sta arrivando la mia, è più buona. Dai, un pezzettino, no, puoi dai. Buona, aspetto la mia, è più buona. Vabbè, dai, un pezzettino. Vedi che lo sapevo. Grazie. Te la ridò quando mi arriva la mia, eh? C'è la mia. Quelli che non hanno fame. Oh, amore, siamo qua da 2 ore, io ancora non ho fame. Andiamo via. Andiamo via, sì, che figura ci facciamo? Ma sì, di nascosto, dai, sotto i tavoli. Ma quale sotto i tavoli, so io cosa fare. Adesso noi ordiniamo la pizza, lui ce la porta e una volta che ce l'abbiamo qui davanti ci viene fame per forza. Margherite, grazie. Grazie. Ma io non c'ho fame. Vabbè, dai, ce la facciamo portare via. E dai, chiedi 2 cartoni. Scusi, quella dieta. Cosa mi porto? Sì, allora, per me una prosciutta e funghi. Per te invece? E la pizza più dietetica che avete? La pizza non è molto dietetica, però possiamo fare una margherita. Ok, allora prendo una margherita piccolissima. Va bene, faremo la versione dei bambini. No, ancora più piccola, cioè proprio piccola. Ancora più piccola, amore, dai. Ora sono a dieta, cosa vuoi? Figura. Non si preoccupi, faccio io. Ok, grazie. Sempre figuracce tu mi fai. No. Ecco voi. Grazie. Lo sapevo io. Amore, lo sapevo, ma dai, esagerato. Io esagerato, gli avevo detto di farmela piccola, me l'ha fatta enorme. Non ce la farò mai a finirla. Tu sei fuori. Tu mi devi aiutare, lo sai, vero? Farò questo enorme sacrificio, dai. I litigiosi. Scusa, ma perché non usi le posate? E tu perché non ti fai i cazzi tuoi? È che speravo che almeno in pizzeria non avessi la delicatezza di un rinoceronte. Parli tu di delicatezza che quando scorreggi per una settimana devo tenere la mascherina? Vogliamo parlare delle tue gambe pelose che ogni volta che mi tocchi mi grattugio e mi esce sangue? Non è colpa mia se sei così povero che non puoi permetterti un rullo per la ceretta. È solo da muovere il culo e andare a trovarti un lavoro al posto di farti mantenere e stare a casa tutto il giorno a guardare Il Segreto. Ci sono comunque storie d'amore più appassionanti della nostra. La sfigata! La capricciosa? No, io avevo chiesto la 4 stagioni. Mi scusi, provvedo subito. Niente. Come fai a sbagliarti capricciosa e 4 stagioni? Ma no, posso capire 4 formaggi e 4 stagioni col numero 4, ma così non... La 4 formaggi? No, avevo chiesto la 4 stagioni, cioè estate, autunno, inverno e primavera. Va bene, è proprio specificato. La primavera? Sì, sì, è mia, grazie, grazie. Beh, sembra buona comunque. Sì, sembra buona, ma non è quella che volevo io. Vabbè, mangia, oh. La rompipalle. Scusi, ci può spostare che c'è il condizionatore, mi arriva sul collo, sta alla cervicale. Certo, nessun problema. Grazie. Imbarazzo. Ah, fatta. Mi scusi, non è che ci può spostare dal bagno, non è igienico, cioè... Cosa c'è? Ma ti sembra normale sotto sto coso? Qual è il problema? Fammi capire. Il problema è che potrebbe cadermi da un momento all'altro sulla testa. Come fa a cadere? È fissato al muro, come fa a caderti? Le disgrazie succedono. Guarda, non... Adesso chiamo a capire. Non provarci. Sì. Non... Scusi. Non ci può... Non è che ci può spostare, che ho paura. Ce l'ho io un posto perfetto per te. Ah, sì? Scusi, mi può portare le posate? No, non sto facendo le... No, 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 si sbaglia. Non sto facendo l'elemosina. Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia, se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Giornate la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroe. La coppia che scoppia, è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.